my boy, I'm the bad guy. Bello anche questa coreografia così, e adesso grazie tantissime per questo bel messaggio che hai comunicato a tutti noi, e andiamo avanti, terminiamo? Sì. Hai un'altra canzone, perfetto. Allora un'altra, vai. Não me deixe chorar.
bellissime musiche e canzoni, grazie. Ma adesso concludiamo proprio in bellezza. Tutto lo staff qua, chi è rimasto dello staff, venite. Allora adesso ci uniamo a questa danza stupenda delle Mauritius. Déjate va bien, le han visto la fumule. ¡No ande, por favor!
Vai, liberato, poi vieni anche in centro. Bravo, dobbiamo girare tutto. L'Italia anche, poverina, dai. Oh, vi ricordo, 5 minuti qua a rinfresco. Noi in Italia. 5 minuti qua a rinfresco e poi tutti sul ponte per la foto, ecco. Lì, sul ponte per la pace. Quella è una foto universale. Ok? Che andrà su tutti i giornali lì sul ponte dopo. 5 minuti, prendere qualcosa e venire tutti sul ponte. Dai, dai. Complimenti a tutti gli artisti, grazie, grazie di esserci. Bravissimi. Davanti a noi, davanti per la Proloco, vieni, vieni. Un saluto, che bella la nascita di una Proloco così allegra e così piena di intercultura. Allora io volevo ringraziare tutti, volevo ringraziare le organizzazioni internazionali, i consiglieri comunali qui presenti, tutte le forze politiche, le istituzioni del municipio, dagli assessori ai consiglieri, tutti. Non ci sono parole per questa bellissima giornata dedicata alla pace, che è importantissima, alla nascita dell'Associazione Proloco del territorio municipio Roma Nove, dell'Unione Cittadini Romani. Grazie veramente di cuore a tutti i collaboratori, a tutto lo staff. Vi ricordo che concludiamo con la passeggiata della pace sul ponte qui, sul ponticello. Vi raccomando di essere tutti presenti, perché quello sarà un momento importante, perché noi dobbiamo dare un segnale forte, un segnale di pace. Stop alla guerra e viva la pace! Appassionata come un sogno d'amore. Thank you.
Ed è mamma. Bravi, bravi. Andrea, senti, ma tu sei lo sciamano, l'uomo della medicina. Sì. Andrea, ma ti fai con me con Yusu? Yusu? Aspetta, mi ci metto pure io. Aspetta, vieni. Qui dobbiamo... L'insegna della pace, l'insegna del sistema, l'insegna di un simbolo che deve unire tutti i popoli del mondo. Io mi chiamo Andrea Libero Gioia, sono presidente di due associazioni che difendono diritti umani e diritti costituzionali. Quello che sta avvenendo purtroppo nel nord Europa è qualcosa di molto grave che riguarda tutti i paesi del mondo. Io sono un ex assistente di volo dell'Italia, un ex ufficiale dell'esercito. Ricordo che l'Italia due anni fa mi licenziò proprio per via di una mascherina. Io ero un passeggero in quell'occasione, parliamo del 15 di luglio del 2020, perdevo il mio posto di lavoro sulla base di una segnalazione e sulla base di una legge, la legge Fornero, che mi vedeva oltretutto vittorioso in diverse udienze per poi avere una sentenza, più o meno 3 settimane fa, al Tribunale di Civitavecchia, mi vedeva vincere, ma di fatto era la vittoria di Pirro, perché mi ritrovavo con uno stipendio ormai negato, con un riconoscimento di aver vinto una causa di lavoro per un'ingiustizia, dove appunto mi veniva levato il posto di lavoro per aver semplicemente abbassato la mia mascherina a bordo di un aereo per bere dell'acqua, e ad oggi mi ritrovo senza lavoro. Purtroppo questa è una realtà che riguarderà altri milioni di italiani, quindi quello che sta accadendo è molto grave e da molti anni, non solo negli ultimi due, dove tutti quanti abbiamo vissuto una prigionia forzata, in alcuni casi anche nelle nostre case. Chi ha creduto a tutta questa farsa messa assolutamente montata da un governo che non è stato eletto, da personaggi che non sono stati eletti da noi, ma che di fatto hanno condizionato pesantemente le vite di tutti gli italiani. Ad oggi noi ci ritroviamo immersi in una nuova emergenza, un'emergenza che riguarda la guerra, una guerra che è partita in Ucraina, ma in realtà una guerra che è partita già dal 2014, che ha visto più di 20.000 morti ad oggi. Ricordiamo che queste stragi stanno continuando, diciamo, inopportunamente da molto tempo. A me dispiace vedere che ci sia uno schieramento di persone anche qui in Italia soltanto a favore di uno dei fronti. Qui non è arrivato il momento di schierarsi, ma è arrivato il momento di ragionare. Noi italiani siamo sempre stati famosi nel mondo anche tramite le istituzioni che hanno appartenuto più che altro alle repubbliche precedenti, a questa, come ottimi mediatori rispetto alle guerre, rispetto alle zone di sangue. Ecco, anche ad esempio per il conflitto portoghese angolano. Assolutamente. Noi siamo intervenuti, siamo riusciti a far pace. Che ricordava che la guerra civile che abbiamo in Angola c'è da tantissimi anni, ma qui nessuno si è mai scandalizzato, almeno qui in Italia, rispetto a quello che stava accadendo in altri paesi. Ad oggi noi vediamo invece un fronte anche umanitario di persone che si schierano apertamente in difesa dei popoli dell'Ucraina. Io penso che in questo momento dovremmo pensare un po' a tutti i popoli del mondo, ma dovremmo iniziare a pensare anche al benessere dell'Italia. Il benessere dell'Italia è un benessere che può essere dato sicuramente da una verità che
che non viene purtroppo raccontata dai massimi, più grandi mass media italiani, dai più grandi giornali italiani. Ricordo che negli ultimi anni, anzi, i giornali italiani sono stati sovvenzionati in maniera molto ampia per raccontare un pensiero unico in tutto. Questo purtroppo sta avvenendo in altri paesi del mondo, non soltanto in Italia, ma quello che noi continuiamo a fare da tanti anni, da tanto tempo, anche con l'aiuto di altri amici. Per esempio, oggi ricordo qui c'è presente Orazio Ferniani di Alba Mediterranea, qui non è presente purtroppo Giorgio Vitali, io ricordo i miei mentori che hanno permesso di capire tante cose rispetto già alle verità che non erano state raccontate prima, ma che non si leggevano sicuramente nei libri di scuola, ma che purtroppo, diciamo, andrebbero completamente a cambiare anche il parere e il modo di pensare di molti italiani che sono completamente all'oscuro di tutto quello che sta avvenendo. Ricordo che negli ultimi 12 giorni il valore dell'euro ha perso addirittura quasi il 20% del suo valore nominale, quindi vuol dire che l'euro si sta impoverendo, le monete si stanno impoverendo, quando invece si afferma nella televisione che si voleva indebolire l'economia russa. Ma ricordo che l'economia russa si sta invece... Bisogna sempre ricordare che i russi, insieme ad altri paesi come la Cina e l'India, per ovviare ad alcune imposizioni di carattere economico fosse qui dall'Italia. Io penso che gli amici, i fratelli russi, ma anche come fratelli ucraini, non vadano isolati in quello che sta avvenendo, anzi vadano aiutati, vada aiutata la comprensione delle persone verso quello che sta accadendo realmente lì, ma soprattutto dobbiamo iniziare a parlare di quello che sta accadendo qui, ma ripeto, non soltanto negli ultimi 2 anni, ma da lunghi anni or sono. Io ecco, mi trovo per esempio in una posizione anche di padre, sono stato allontanato da mio figlio che vive in Sicilia con un processo e un provvedimento che purtroppo vede aperte altre questioni, per esempio quelle delle questioni familiari. Ricordo che ci sono delle leggi in Italia purtroppo che non permettono più di avere, diciamo, una giustizia sociale anche per quanto riguarda i congiungimenti familiari, e ci sono delle situazioni che sono state denunciate da tante famiglie che si sono ritrovate magari nella condizione di dividersi, e ricordo che la famiglia è uno dei principali obiettivi di questa recessione che è stata messa in atto proprio perché vogliono spaccare la famiglia, che rappresenta il simbolo dell'unione in Italia. Nel momento in cui loro riescono ad arrivare a questo obiettivo, diventa molto più semplice dividere gli animi, diventa molto più semplice quel famoso detto dividi ed impera. La famiglia rimane quindi il principale obiettivo a cui dobbiamo invece fare conto noi italiani, proprio per cercare di destabilizzare e contrastare questa avanzata di questo pensiero unico che vuole vederci divisi, inconsapevoli e assolutamente senza nessuna protezione. Ecco, noi dobbiamo iniziare invece a rilavorare sul principio della famiglia, dell'unione, dell'informazione, e ricostruire un'Italia diversa rispetto a quella che fino adesso c'è stata proposta e probabilmente imposta molti anni fa, da tanto tempo or sono. Io ecco, ringrazio, mi sono arrivati gli auguri ieri da altre persone per quanto riguarda la festa del papà, i papà che oggi in Italia si vedono mortificati nella maggior parte delle situazioni dove purtroppo rimangono vittime. Ricordo che c'è una legge sul femminicidio in Italia dove purtroppo chi veramente commette magari delle violenze in famiglia verso i figli o verso le proprie mogli, nella maggior parte dei casi rimane una vittima, perché non sono, nella maggior parte dei casi, parlo del 70% più o meno dei casi, non sono reali violenze che vengono subite da questi figli, da queste mogli, ma sono inventate. Mentre invece poi chi effettivamente queste violenze le fa, parlo magari di alcuni uomini che nei confronti delle donne o dei figli applicano la vera violenza, creano altre vittime invece nelle mogli, che nella maggior parte dei casi, quando queste violenze sono reali, non denunciano proprio per paura di subirne altre. Quindi ci ritroviamo con due categorie di donne vittime di uomini violenti e di uomini non violenti vittime di donne bugiarde, psicologicamente violente. Questo sta creando una condizione di caos estremamente drammatica, e quindi ecco, questo anche per denunciare la fragilità dei componenti familiari. Noi dobbiamo iniziare a lavorare invece sulla verità, dobbiamo lavorare sicuramente sul cambiamento di diverse leggi in Italia che purtroppo non sono andate a favore della collettività ma sono andate sempre contro, ma in ultima analisi purtroppo abbiamo visto le vicissitudini del caso che ci hanno portato a capire
che tante bugie sono state raccontate anche su tutta questa emergenza, un'emergenza che in realtà non parte negli ultimi 2 anni, un'emergenza sanitaria che parte tanti anni or sono. Io ricordo infatti che sono un ex ufficiale dell'esercito, io per primo ho visto miei compagni di corso purtroppo non arrivare ad oggi in vita, non arrivare ad oggi sani, purtroppo malati cronicamente, storicamente, da malattie purtroppo indelebili che li accompagneranno per tutta la vita, proprio per colpa di alcune vaccinazioni, perché purtroppo molti non sanno che le vaccinazioni in Italia, che una volta erano i vaccini appunto prodotti dall'Istituto di Medicina Aeronautica di Firenze, ad oggi questi vaccini vengono invece prodotti dal 1990 più o meno in poi, 89-90, vengono prodotti da case farmaceutiche private, le stesse case farmaceutiche che oggi propongono altre tipologie di vaccini che in realtà, purtroppo mi dispiace dirlo, negli ultimi 2 anni non rappresentano affatto dei vaccini, ma sono appunto degli esperimenti, sono in fase sperimentale su ammissione anche di case farmaceutiche come la Pfizer, che hanno dimostrato che ci troviamo all'interno di una sperimentazione di massa senza precedenti, una sperimentazione di massa che ci trova praticamente partecipare a questa sperimentazione come cavie. Io invito le persone ad informarsi anche su questo argomento. L'informazione, la voglia, la curiosità di informarsi su argomenti così importanti li porterà ad aprire nuove vie di consapevolezza che li porteranno sicuramente a seguire strade diverse rispetto a quelle che sono state imposte. L'avete visto, ormai siamo diciamo alla parte finale anche di un'imposizione assolutamente illegittima e incostituzionale chiamata passaporto verde, un passaporto verde che ci limitava praticamente, ci discriminava nelle nostre funzionalità, nelle nostre libertà, non solo costituzionale ma anche rispetto ai diritti umani che a tutti gli uomini e a tutti i popoli del mondo dovrebbero sempre appartenere. Beh, ecco, invece noi oggi abbiamo avuto un'accettazione, una limitazione delle nostre libertà inopportuna, una limitazione che però ci ha portato via tanti diritti che ci avrebbero permesso di vivere una vita sicuramente più sana, più felice ma più libera. Io ecco, con tanti altri ho portato avanti una lotta che non si fermerà, una lotta che sicuramente andrà avanti anche negli anni a venire. Ho avuto, come dicevo prima, degli ottimi maestri, ma il mio scopo è quello di continuare ad allargare il fronte della resistenza, il fronte dell'informazione e il fronte della consapevolezza. Io oggi questa giornata di pace che dedico all'umanità la voglio dedicare soprattutto alla cosa più importante della mia vita, che è mio figlio, un bambino che si chiama Samuele, che si trova giù in Sicilia a vivere vicino Ragusa e che purtroppo, come tutte le generazioni attuali, subirà delle conseguenze assolutamente drammatiche se noi come popolazione informata, se noi come cittadini consapevoli non faremo qualcosa per cambiare l'esito delle cose, per cambiare l'esito della storia stessa. Io invito tutti quanti veramente a non soltanto al ragionamento, ma il ragionamento è la prima cosa che ci fa scattare la curiosità, ma invito tutti quanti ad andarsi a informare di quello che è accaduto, di quello che sta accadendo e di quello che potremmo accadere se continueremo a rimanere semplicemente spettatori di quello che ci viene proposto ed imposto ogni giorno, ma invece iniziare a divenire parte attiva.